All'interno però esiste uno spazio circolare che faceva da cortile, quindi come i cortili insomma che si avevano anche nelle nostre case, e che rimaneva aperto. Intorno a questo cortile circolare vengono costruite più camere. In questo caso ci sono 7 camere di forma rettangolare e quadrata che vanno proprio ad essere costruite tutte intorno a questo cortile, e quindi la base poi all'esterno è sempre circolare. Per quanto riguarda le pietre utilizzate per costruire queste capanne, esiste il basalto, ma le pietre sono molto più piccole, e c'è una spiegazione. In questo periodo siamo nell'800 a.C. quando il grande nuraghe è già crollato, quindi la fortezza non viene più utilizzata come tale, ed ecco perché le popolazioni che abitano questo villaggio utilizzano questo materiale per costruire le nuove case. C'è però una roccia che è più